Mi definisco pittrice anche perché ho provato anche a volte ad affrontare altri media, perché ho sempre avuto un po' quel senso di inferiorità che in questo momento in tanti pittori penso sentano, perché comunque la pittura ogni tanto c'è sempre questo bisogno di doverla mettere in discussione, quindi in quanto pittore ci si sente anche un po' retro. Ho fatto un po' un lavoro per riuscire a superare questo senso di inadeguatezza, tra cui all'inizio anche provare altre strade, quindi il video, la scultura, solo per arrivare a capire che io con quei media bellissimi che altri sanno usare in maniere splendide, io non ho niente da dire. Continuo a usare. Per ora, poi il futuro si vedrà, la pittura d'olio che mi piace tanto e mi interessa molto. I miei anni in Germania sono stati fondamentali. Io senza gli anni all'Accademia Norimberga non sarei qui a fare questo. Non saprei proprio dire quale sia la differenza tra un modo italiano di usare il colore, perché io non l'ho imparato qua. Ho portato con me un bagaglio culturale che ho appreso qui, ma io ho imparato, ho iniziato, ho capito cosa fare con la pittura, ho iniziato a capire, sempre che io abbia capito qualcosa, in Germania. Tant'è che in Germania se si parlava, se si è mai parlato, si parla ancora adesso, in realtà avevo ancora contatti della mia tecnica o del mio lavoro, mi guardano sempre dicendo: ah, quanto sei italiana col tuo lavoro. Quando sono in Italia, spesso e volentieri c'è chi dice: no, si vede che hai questa formazione teutonica, quindi evidentemente qualcosa a cavallo, un ponte, non lo so. Forse nessuno dei due, tutto è negli occhi di chi sta guardando. Più che dei temi che ricorrono, direi delle strutture mentali, perché inizialmente li ho affrontati come temi, mentre in realtà ora li vedo in una maniera un po' diversa. Quindi ci sono composizioni e strutture che ritornano, e mentre inizialmente questo bisogno di ripetere lo sentivo come un difetto, ora cerco invece di vederne i lati positivi, cerco di accettarlo. È stata un'evoluzione perché quello che ritorna sempre, si vede ancora abbastanza nei miei lavori, è questo ancoraggio, questo sguardo verso la pittura classica o barocca comunque. Io inizialmente il paesaggio come genere l'avevo veramente snobbato, mentre col passare del tempo sono arrivata a capire che era il genere che poteva veramente abbracciare tutti gli altri e comprenderli. Infatti è lì che l'ho abbracciato completamente, ma nella sua accezione di opera aperta, di genere aperto. La natura entra nel mio lavoro in maniera un po' laterale, quindi anche perché stando io in posti dove la natura sì, c'è, però un grosso aiuto in quel senso c'è stato l'anno scorso. Infatti sono due lavori che ho realizzato l'anno scorso, l'estate scorsa, durante una residenza in Norvegia, e stando là invece sì, cavoli, è entrata di brutto, però altrimenti il mio sguardo sul mondo è spesso filtrato da uno sguardo più digitale, ma in realtà molte immagini da cui parto le trovo su internet. Io sono anni che stampo queste immagini che ritrovo, magari mi servono per ricordare che cosa mi era venuto in mente in quel momento lì, quindi sono più dei reminder che altro. E mi piace continuare ad avere la stessa immagine stampata, sempre più rovinata. Mi sono resa conto di non copiare o di non rifarmi al soggetto veramente, ma alla stampa è rovinata. Quindi sì, poi vado a ricercare anch'io immagini, però spesso, ultimamente ad esempio anche Instagram è un'ottima fonte. Tempo fa ero andata a sentire una conferenza, una chiacchierata in cui Luca Bertolo parlava
parlava e mi ci sono ritrovata molto in quello che lui diceva, perché appunto l'artista si trova spesso diviso tra il voler stare in una torre d'avorio alta in cui parla di lirismo e basta, e invece un mondo reale in cui succede di tutto e la responsabilità dell'artista. C'è questa via, questo senso, questa gravità che ti porta verso il voler o dover parlare d'altro, mettere in crisi, io ci penso spesso, ci sono tante cose che vorrei riuscire a passare con la mia arte, ma mi rendo conto che se ci provassi ora come ora, e forse non è il momento, forse arriverà, non lo so, ma starei solamente ridando cose che io forse dovrei scrivere. Non riuscirei a passarle, farei una cosa molto mediocre e continuerò a fare lavori che possono passare una visione lirica, che magari ad alcuni possono aprirgli un mondo, ad altri no, ad altri li possono annoiare, c'è di tutto. Non pretendo di aprire mondi a nessuno. Quando posso, dipingo tutti i giorni. Poi adesso siamo anche in un momento strano in cui avrei il tempo di lavorare veramente tutti i giorni, tutto il giorno, ma sono presa da mille cose, tra i parenti da aiutare, tra devo fare un po' pace col fatto che non sto riuscendo a lavorare quanto avrei voluto in questo periodo.